Ciao ragazzi, bentornati. Proseguiamo questo nostro viaggio all'interno della storia della Prima Guerra Mondiale. Prima di partire, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Come abbiamo visto in un capitolo precedente, nel novembre del 1917 un'insurrezione guidata dai bolscevichi rovescia il governo in Russia e il potere è preso da un governo rivoluzionario presieduto da Lenin, che decide di porre immediatamente fine a una guerra che ormai era diventata impossibile da sostenere per la Russia e per cui firma subito un armistizio con gli imperi centrali. La pace viene stipulata il 3 marzo 1918, ma il prezzo da pagare per la Russia è altissimo. Le condizioni imposte dai tedeschi infatti sono durissime per i russi, condizioni che comportano tra le altre cose la perdita di circa un quarto dei territori europei dell'impero russo. Con la pace tuttavia Lenin riesce a salvare il nuovo stato socialista e riesce anche a dimostrare al mondo che è possibile trasformare la guerra imperialista in rivoluzione. E per rispondere a questa sfida lanciata da Lenin e per evitare che un disfattismo rivoluzionario possa espandersi ulteriormente, gli stati dell'intesa cosa devono fare? Accentuare a loro volta il carattere ideologico della guerra, presentandola sempre di più come una crociata della democrazia contro l'autoritarismo, come una difesa della libertà dei popoli contro il disegno di egemonia tedesco. E questa concezione ideologica della guerra trova il suo interprete principale, come ho anticipato nel capitolo precedente, nel presidente americano Woodrow Wilson. E già quando gli americani entrano in guerra nell'aprile del 1917, il presidente americano Wilson afferma che essi non combattono per particolari rivendicazioni territoriali, ma per ristabilire la libertà dei mari violata dai tedeschi e per ristabilire i diritti delle nazioni in un nuovo ordine internazionale basato sulla pace. E così nel 1918, in risposta all'armistizio tra Russia e Germania, il presidente Wilson precisa la sua linea politica in un programma di 14 punti, tra i quali spiccano la volontà di abolire la diplomazia segreta, il ripristino della libertà di navigazione, l'abbassamento delle barriere doganali, la riduzione degli armamenti. In più il presidente americano fa alcune proposte su come sarebbe dovuto uscire dalla guerra il nuovo assetto europeo. Propone ad esempio l'evacuazione dei tedeschi dai territori russi occupati, la restituzione alla Francia dell'Alsazia-Lorena, la rettifica dei confini italiani secondo le linee indicate dalla nazionalità, la possibilità di sviluppo autonomo per i popoli soggetti all'impero austro-ungarico. E nell'ultimo punto propone l'istituzione di un nuovo organismo internazionale, la famosa Società delle Nazioni, per assicurare il rispetto delle norme di convivenza tra i popoli. Il programma, che è forse un po' astratto e un po' utopico, rappresenta comunque un qualcosa di nuovo, una rivoluzione rispetto ai principi della diplomazia pre-guerra. E per questo viene colto dalla maggior parte dell'opinione pubblica come un vangelo, in grado di poter assicurare una lunga era di pace. I vari governanti in realtà però non condividono affatto il programma del presidente Wilson, oppure lo condividono solo in parte. E così, tristemente, fanno finta di accettarlo, sia perché hanno bisogno dell'aiuto americano, sia perché sperano che questa Società delle Nazioni rappresenti un antidoto contro il divulgarsi di un altro Vangelo, quello rivoluzionario, che arriva, esatto, dalla Russia bolscevica. Bene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo capitolo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per venire avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione, come sempre, e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!